Salve a tutti ragazzi e benvenuti oggi in SkyDG Demon Fracco. È stato avvistato un drago nei pressi di Ogrimmar. Sul collare c'era scritto riportare agli Enrage. Sicuramente gli avrà bruciato il culo. Ma mandiamo il nostro inviato speciale a Gravio, che fa parte del gruppo dei Fagiani, a intervistare qualcuno ad Ogrimmar per saperne di più. Vai vai, come sta? Mi dica, buon uomo, lei cosa pensa di tutta questa storia? Ma per caso sapete, bravissimi re, dove sono finiti? Ah sì, nell'undicesima posizione, ma voi direte... Ma come mai? Che è successo? Dovevano padroneggiare il panorama di WoW mondiale. Ma su, giocavano solo 26 ore su 24. Sempre solo in raid. Che è successo voi gente? Ditemelo, se no divento pazzo. Pazzo! E anche sul forum di Buttercraft se la sono risentita un pochettino. Leggiamo un po' i nostri commenti. E una persona a caso scrive: ma alla fine questo piro te l'ha dato la risposta di Botanico? Ma va, anzi, l'ho presa sempre in culo. Gli sarà piaciuto. Così siamo andati in giro per Dalaran e abbiamo trovato il nuovo modello della Laxus. Ecco a voi la Laxus Nightbane. E della serie battute di merda, leggiamo un commento di Lelial. Io proverei col suicidio. Magari vi rincarnate in qualcuno che non gioca a WoW. Grig Dusher risponde: non posso, è in CD. Così Cannabuser, non sapendo cosa scrivere, attacca Zedla. Con quel ranking dubito sia più di una mera coincidenza. Zedla risponde: sei in cerca di popolarità o sei solo un Aether qualunque? Ora che hai fatto la tua comparsa puoi tornare a smerciare consigli su Facebook. E ci aggiunge: no offense. E certo, prima uccidi una persona e poi gli chiedi scusa. Lorgok risponde: non hai il diritto di insultare uno che guadagna 2k al mese. E della serie, per chi ce l'ha più lungo con il poema che ha scritto, gli risponde: non ti conosco e non me ne frega un cazzo di chi sei. E non capisco cosa c'entra la mia pagina Facebook. Così Grig Dusher mette in chiaro le nuove regole. Requisiti per postare quello che si vuole senza che nessuno possa ribattere. 1. Guadagnare più di 2000 euro da sempre. 2. Avere 1000 like su ogni canale YouTube, pagina Facebook. 3. Rankare almeno 99esimi. 98esimi troppo poco. 100 e da montati. 4. Essere veramente euforici. Ed ora veniamo allo sport. Serie A. In prima posizione, Disband Confirmed. Seconda posizione, Quantum Clicker. Terza posizione, Unknown Entity. E chi li conosce? Serie B. I Back to Basic cambiano nome in Growing Paranoia. Erano talmente in paranoia che volevano sia la prima che la seconda posizione. In terza posizione, i Cursed. Con la manovra del Back to Basic, gli Aether passano in Serie C. Invito tutti i presenti a mandare un'email se volete spottare qualcuno, o anche solo per flammarlo, o prenderlo solamente per il culo. Quindi ragazzi, se siete di Nemesis, vi raccomando, continuate ad andare sul forum di Buttercraft. Sarete sempre considerati Serie B. Se invece fate parte di Pozzo dell'Eternità, vi raccomando, non andate su Buttercraft, soprattutto perché sarete infettati. Per il resto, se il video vi è piaciuto, vi raccomando, non iscrivetevi, non commentate e soprattutto tanti pollici in giù. Da SkyTG Demon Fracco è tutto, noi ci rivediamo al prossimo telegiornale. Ciao io!